fatto qualche progresso con la cura? Ci sono quasi, ma non ho ancora sentito Barbara. Sta bene? Sta bene. Sta lavorando a una cosa per me, è importante. Ma è al sicuro, vero? Non preoccuparti, Tim. Continua a pensare alla cura. Proprio nel mio stile. Ma capisco perché non gli hai detto della reazione isterica del vecchio Jim. Se tu ti fossi preso cura di Barbara, come fai con il tuo giovane aiutante, forse non sarebbero nemmeno riusciti a rapirla. Sono dei poveri sciagurati, Batman. Come noi due. E ora finiranno a pezzi per colpa della tua crociata. Ricapitoliamo. Barbara è stata rapita e, diciamocelo, probabilmente è morta. Tu lo stai nascondendo al nostro Romeo Meraviglia e il caro vecchio Jim è andato da solo a fare l'eroe. Non è proprio la tua giornata, Batman. Qualcosa che non va? Al povero Robin. Non puoi schiavizzarlo per ottenere la tua cura. E poi, se là fuori si farà ammazzare, non dovrai più dirti di Barbara. Due piccioni con una papa. Pensi davvero che possa risolvere il tuo problema di giocherite? Neanche per sogno. Sono cronico, Bruce. Persistente. Sappiamo entrambi che non esiste una cura. Ricordi quando tutto era più semplice? Quando c'eravamo solo noi due? In una normale guerra contro il crimine? Guardati intorno, Batman. Le cose cambiano. Ormai siamo alla guerra. Male. Ci sei dritto in mezzo. E come in tutte le guerre, ci sono delle vittime. È inevitabile, ineluttabile. Come la morte. Beh, forse la morte no. Quella credo di averla scansata. Certo, non tutti abbiamo questa fortuna. Ricordi Talia? Certo che sì. Non si dimentica una pupa del genere. È bastato un pezzo di piombo per spegnere i tuoi sogni per un finale da fiaba. Mi hai addossato la colpa, ovvio, ma avevi torto. L'hai messa tu nel mirino, Batman. Certo, lei ha fatto poco per salvarsi, ma era colpa tua. Vedi, la gente si fida di te. Loro credono in te, ti seguono nella tua guerra e tu li fai ammazzare tutti.
squadra d'assalto ha battuto le mura esterne. Almeno stanotte ce ne andiamo. Dove le ha prese tutte queste cose? Ha rovinato una base militare. Enrico, questa roba deve essere cara. Sono tutti pezzi unici, progettati per sconfiggere Batman. Ma non capisco, è un solo uomo. Tu c'eri al briefing, no? No, me lo sono perso. Ma io c'ero. È bravo, è molto bravo. Ha un esercito per abbattere un solo uomo. Sarà una passeggiata. L'idea è quella. Preferisco avere troppe armi che non abbastanza. Avrei dovuto ucciderla. Woods è morto per colpa sua. No, Woods è morto perché non metteva le cinture. Sa anche lottare. Ehi, Batman! Vedi questi tipi? Credono che Gotham sia loro. Che cosa pensi di fare? Sapere esattamente dove sparare. Sei bravo, Cavaliere Oscuro. Migliore di quanto ricordassi. Ucciderti sarà una soddisfazione ancora maggiore. Non temere per Barbara. Avrò cura di lei più di quanto tu abbia mai fatto. Batman è nella sala di controllo. Fategli vedere che succede a chi tocca la mia città.